Ecco, in questa fase della sua elaborazione, il punto di partenza dello spirito è il punto di approdo della natura. Lo spirito si realizza nella natura, non si perde nella natura, ma in qualche modo si obiettiva nella natura. Con la posizione del non io da parte dell'io, si procede dallo spirito alla natura. Ma poi la natura, dice Schelling, procede dai livelli meno vivi, la meccanica, verso una sempre maggiore spiritualità, quale si estrinseca nella biologia. Se per Fichte si muoveva dall'io e si andava avanti ins unendliche verso l'infinito, con Schelling, viceversa, una volta posto il non io, da quello si deve ritornare all'io. Possiamo dire che se, semplificando un poco a livello di immagine, la filosofia di Schelling si lasciava raffigurare come una linea retta che procede verso l'infinito, il sistema di Schelling in questa fase si lascia rappresentare come un circolo in cui si va dallo spirito alla natura e dalla natura si deve tornare allo spirito. Natura e spirito rimandano reciprocamente l'uno all'altra. Quindi una circolarità tra natura e spirito caratterizza la filosofia di Schelling in questa fase. Lo spirito pone la natura e la natura lascia emergere lo spirito. È dunque ovvio che in questo panorama intellettuale Schelling vada recuperando concetti platonici e financo bruniani, come ad esempio quello dell'anima del mondo, a cui Schelling dedica peraltro un testo nel 1798 intitolato Von der Weltseele sull'anima del mondo. Il tema dell'anima del mondo si trovava nel Timeo platonico ed era ben centrale nella filosofia di Giordano Bruno, un autore particolarmente caro a Schelling. Quindi, Schelling in questa fase valorizza l'idea della anima del mondo, Weltseele. L'anima del mondo, allude al fatto che la natura, in quanto prodotto dello spirito, è un essere vivente pie a pieno titolo, è animato, questo vuol dire anima del mondo. Molto spesso, a livello storiografico, le posizioni qui brevemente esposte dello Schelling vengono considerate accanto a quelle di Goethe, come se facessero valere l'idea per cui l'intero regno vegetale deriverebbe da un'unica pianta come tappa verso l'elaborazione delle teorie evoluzionistiche. Come è noto, Goethe a Palermo ritenne di aver trovato la Urpflanze, cioè la pianta originaria da cui tutte le altre sarebbero derivate. E anche le idee di Schelling in questa fase sulla natura che si evolve verso gradi sempre più tali da far emergere l'elemento dello spirito, ebbene, è stato letto questo pensiero come in qualche modo prodromico rispetto alla elaborazione delle teorie evoluzionistiche. Certo, Schelling non ha di per sé una concezione evoluzionistica, va detto. Infatti, la gerarchia della natura a cui Schelling allude non è temporale, ma è stricto sensu logica. Detto altrimenti, Schelling col suo sistema vuol semplicemente dire che vi è una scala della natura che va dagli esseri meno complessi a quelli più complessi, dalla meccanica all'uomo come parte della natura. Non sta dicendo che c'è stata un'evoluzione, come dirà Darwin, in ben altro contesto. E tuttavia, Schelling, sostenendo che tutte le cose sono estrinsecazioni di un'unica realtà, lo spirito, sta già proponendo a suo modo una sorta di evoluzionismo senza tempo, o se si preferisce un evoluzionismo atemporale, una sorta di gerarchia logica dall'essere più semplice al più complesso, che sono tuttavia sia il più semplice sia il più complesso estrinsecazioni della realtà spirituale.